Partono i lavori di ristrutturazione del reparto di psichiatria dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il vice direttore sanitario Gaetano Aprea ha confermato l'avvio del cantiere. L'auspicio è che i lavori per i nuovi locali adibiti al servizio psichiatrico di diagnosi e cura possano essere ultimati entro 6 o 8 mesi. 4 posti letto sono stati per ora temporaneamente trasferiti nei locali del pronto soccorso. Oggi chiaramente è stato affidato il cantiere, quindi inizieranno questi lavori. Che chiaramente sono improbandi e fondanti chiaramente per il prosieguo delle attività dell'SPDC. Necessitava effettivamente di un lavoro di ristrutturazione. In merito a questo tengo a dire che chiaramente l'SPDC in questo momento si troverà giù presso i locali del pronto soccorso, dove ha a disposizione chiaramente, anche se in maniera un po' più ridimensionata, del posti letto per i pazienti che necessitano di un'assistenza. Avremo 4 posti letto giù per chiaramente ricovero per il momento, per assistere i pazienti, e poi eventuale trasferimento presso altre strutture di SPDC. Ci auguriamo quanto prima, 6-8 mesi credo che per effettuare. Lei comprende benissimo che essendo un reparto particolare necessita quindi di un'attenzione e di lavori di ristrutturazione ben specifici, certo, per la tipologia di paziente che ospiterà. Questo ospedale ha necessità di avere una struttura del genere, ma soprattutto ha necessità di avere spazi per pazienti che necessitano di questa tipologia di assistenza. Quindi chiediamo, e già ne abbiamo parlato pure con l'azienda, con l'impresa chiaramente che effettuerà i lavori, di cercare di completarli nel migliore dei modi, in tempi brevi e soprattutto nel più breve tempo possibile.